Look, I'm about my pledge, bitch. I'm decked up on blue bills, and I won't stop until the cash pit look like fall leaves in the backfield. Tell her out of my face if she coming with that bullshit. Quit to save my peace, I'm so after school special. She brainy, but them jeans looking like paint. I gotta bless it. Niggas talk a whole lot, knowing damn well they really can't press us. I notated on leaflet, really up a few levels with it. Like way, way out the way from them. Can't see me, you can't meddle with us. E and J in my Earl Grey hood brunched up. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti quanti. Quest'oggi vi porterò con me in una vacanza un po' diversa. Volete vedere dove sto? Seguitemi. Eccoci arrivati nel paradiso della Croazia. Prepariamoci per il bagno in Croazia e abbiamo tanti piccoli giocattolini che mi accompagneranno durante questa avventura, tra cui uno che non avevo mai provato in vita mia. Questo ha un motore elettrico, ti aggrappi con le mani lati e ti porta sott'acqua a una velocità assurda fino ad arrivare a 70-75 km orari. Cattolino è fantastico, fino a 6 marce, la sesta marcia va sopra che una cosa spettacolare, ma la cosa più bella è scendere sott'acqua fino a 3 metri di profondità in un niente e improvvisamente risalire sopra, saltare e continuare a correre. Guardate le marce come si cambiano. Questo è il joystick dove abbiamo l'acceleratore, qui sono le marce. Ragazzi, è fantastico, la crew me l'ha settato per andare in 2,5 metri di profondità perché può arrivare fino a 40 metri, però sarebbe pericoloso perché sott'acqua va veramente veloce, una cosa fantastica. Mettiamoci l'asciugamano perché non fa freddo, però l'acqua è abbastanza fredda. Spostiamoci la parte in avanti che abbiamo il tavolo e iniziamo il nostro pranzo perché sono fatte anche le 3 del pomeriggio, quindi è ora di mangiare. Ragazzi, ci vediamo dopo. Dopo aver pranzato non c'è niente di meglio di mettermi in kayak e fare un po' il mio allenamento quotidiano. 2 remate e vado a conoscere un po' tutti questi isolotti intorno perché ci troviamo a circa mezz'ora di navigazione da Split, in questo arcipelago dove sono tutte queste isolette limitrofe una vicino all'altra, molto particolari. Guardate le case ad esempio alle mie spalle, stesso dall'acqua, qui l'acqua è bassissima, hanno le scalette e ti portano direttamente nella casa, quindi ogni casetta, ce ne sono veramente poche qui su questi isolotti, hanno l'attracco personale al mare. Questa prima giornata è volta quasi al termine, ormai sono le 6:30 del pomeriggio, il cielo si sta oscurando, il sole sta scendendo dietro le montagne, mangio una buona pera e prepariamo a spostarci che ritorniamo ad attraccare al porto. Palo interno, le gol del 2-3. Buongiorno a tutti ragazzi ed ecco, abbiamo iniziato il secondo giorno, sono sceso dallo yacht per mostrarvi un piccolo borgo dove siamo arrivati su questa isola, si chiama Kurzula, la parte orientale della Croazia ed è bagnata dal mare Adriatico. Molto bella, vediamo tutte queste mura, secondo me molto vecchie, che ricoprono tutta la città e al centro c'è un castello, varie chiese e tutti i suoi vicoletti tipici. Andiamoci a fare un giro prima di ritornare in barca perché oggi ci sposteremo in una delle destinazioni più hot, più calde della Croazia, ossia andremo a Dubrovnik.
questo momento sto passando attraverso il campanile principale, ovvero l'entrata della città di Curzola. Questo è l'ingresso, passiamo all'interno e di fronte a noi ci ritroviamo tutta la cittadina. Eccomi, benvenuti nella piazza principale della città. Guardate com'è, per farvi capire quanto sia piccolo questo posto. Questa è la piazza principale, veramente piccola. E queste sono tutte le stradine che si aprono sulla destra e sulla sinistra, la maggior parte con negozi di souvenir, bar e ristoranti, essendo un posto molto turistico. Giro per i suoi vicoletti, è arrivato il momento di ritornare in barca per fare una bella colazione, e alle 9 lo skipper mi ha appena chiamato e ha detto che ci dobbiamo spostare, ci aspetta un'ora di navigazione. Poi mi coccolano e mi viziano una bella tazzina di caffè espresso per iniziare la giornata, metto fuori e oggi, bene sì, anche se si è in vacanza bisogna sempre lavorare, quindi mi siedo, apro il MacBook e ci vediamo più tardi, perché oggi sta uscendo il video di Procida, quindi inizio a lavorare un po' per pubblicizzarlo. Ci vediamo più tardi durante la navigazione per Dubrovnik. Ciao! Andiamo, ci prepariamo, siamo arrivati nella nostra seconda destinazione e siamo in un paradiso, guardate! Veramente bello, siamo in un arcipelago al centro di tante piccole isolette. Adesso ci spostiamo di qua e ci facciamo un bel tuffo a mare. Pronti? No. Quest'oggi facciamo un'attività diversa. Ieri eravamo sul sea bob, oggi sono sulla tavola con il remo. E andiamo a farci un giro e vi farò vedere le bellezze di questo posto, che come vedete è composto da tante piccole isolette. È passato il mio amico con il sea bob, mi ha alzato le onde e mi ha fatto cadere, ma risaliamo sulla tavola. Ormai è già una mezz'oretta che mi sono fatto tutto il giro della penisola. Guardate, c'è un'isoletta di là, un'altra isoletta di qua e altre isolette dietro di me. Solo il porto di Dubrovnik ed è già la città più grande che ho visto durante i miei 3 viaggi, perché questa è la terza volta che vengo in Croazia. Da lì bisogna prendere un taxi per un quarto d'ora per andare al centro di Dubrovnik, che tipo vi porterò a vedere. E siamo appena arrivati al Fort Lovrijenac. Sopra la montagna, di fronte alla città antica, sorge questa fortezza grandissima dove un tempo le persone si venivano a proteggere in caso di incursioni da popoli esterni. Vediamo un po' cosa c'è qui. Wow! Direttamente a picco sul mare, che è un'acqua fantastica, perché non dimentichiamoci che Dubrovnik è la città più bella che abbiamo in Croazia, la perla della Dalmazia. Ed è un posto un po' per tutti quanti, per famiglie, per coppie e soprattutto per giovani, perché qui c'è una movida, ci stanno tantissimi locali, ristoranti e bar, cosa che non possiamo trovare o anzi troviamo in numero inferiore nelle altre città della Croazia. Siamo arrivati
nella città antica di Dubrovnik, città famosissima. Indovinate per cosa hanno girato la serie, eccoli qua, due personaggi di Game of Thrones. Hanno girato la famosissima serie televisiva Game of Thrones all'interno di questa cittadina. Entrato dentro le mura del castello, non mi aspettavo di trovare un posto così grande, pieno di negozi, ristoranti, bar, e ci sono anche delle discoteche. Una realtà che mi ha stupito. È un posto moderno, non è un posto vecchio come tutti gli altri borghi che si vedono, e tenuto benissimo. Ho visto tantissime boutique per strada, ristoranti anche di un certo livello. È un'ambientazione spettacolare. Adesso capisco perché hanno girato Game of Thrones qui, anche se non l'ho mai guardato, ma questo posto merita. Vi consiglio a tutti assolutamente di venire a visitarla, perché ne vale la pena. Ragazzi, quest'oggi è la terza giornata in Croazia. Vi ho portato in un posto unico, nel Parco Nazionale di Mljet. Circa 3 ore e mezza di navigazione da Dubrovnik, ci troviamo in mezzo a questo paradiso. Siamo all'interno di sempre di alcune isolette. Ci stanno tutte le isolette che ci ricoprono intorno, e la cosa bellissima è che sono completamente verdi. L'acqua, è inutile che ve lo dico, è una piscina naturale. Siamo pronti a lasciare la barca per iniziare questa avventura in moto d'acqua. Abbiamo un grandissimo pilota che mi porterà a fare un Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for... Per la terza notte in Croazia non attraccheremo a nessun porto, ma siamo fermati all'ancora nel Parco Nazionale Mljet. Un parco nazionale fantastico. Ci troviamo al centro di queste tre isolette, circondati completamente dal verde. Siamo l'unico yacht, quindi le uniche luci che si vedono sono le nostre, circondati da queste montagne, una piena fantastica, e ci sono milioni di stelle in cielo perché è completamente buio. Un paesaggio surreale. Questi sono alcuni posti che si possono raggiungere solo tramite imbarcazione. Dalla terraferma è impossibile, in quanto la maggior parte di questi isolotti sono tutti disabitati. Volevo dirvi una cosa. Nella mia vita ho scoperto tantissimi posti, ho visitato veramente tante zone del mondo, e ogni zona, posso dirvi, vi lascia un'emozione. Io posso farvi questi video per farvi capire tante cose dei posti che visito, per cercare di spiegarvi il meglio possibile, ma non potrò mai farvi capire le sensazioni che provo io. Quindi vi do un consiglio: al di fuori di quelle quattro mura che voi chiamate casa esiste un mondo. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Per la quarta giornata in Croazia siamo scesi dalla barca e siamo attraccati al porto di Mljet. Le ultime due notti le abbiamo passate all'interno del parco nazionale.
quindi stando all'ancora senza attraccare a nessun porto, oggi siamo venuti a visitare questa piccola cittadina. E quale modo migliore di farlo se non con una bicicletta elettrica? Continuiamo sulla strada e andiamo a vedere un po' questa nuova esperienza cosa mi riserverà. Blue and faded wood, blown away and left behind. Fantastico questo parco, stiamo appena passando ai lati di un lago all'interno delle montagne, che è bellissimo. Even if I fail, you are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this? Ragazzi, un'altra giornata fantastica è volta al termine. Quest'oggi vi ho portato a vedere il parco nazionale. Peccato che non posso far volare il drone perché nei parchi nazionali è proibito. Adesso sono ritornato in barca, mi godo un po' di relax qui avanti con questa bella vista. Appena comprato il biglietto per il ferry domani, che all'1:05 mi porterà direttamente a Dubrovnik, dove prenderò un taxi e arriverò all'aeroporto per poi tornare a Napoli, perché dopo questa avventura mi aspetta una delle vacanze più lunghe dopo quella del Centro America che ho fatto attraverso tutto il Marocco per poi arrivare a Valencia, fra altre due città della Spagna che poi vi dirò, e dopo ritornare a Napoli per poi vedere un po' i viaggi da organizzare ad ottobre. Quindi ragazzi, vi saluto e vado di là a vedere qualche partita, a cenare. Ciao. Un'altra fantastica avventura sul canale di Loud Travelers è terminata. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, un commento, ma soprattutto iscrivetevi al canale per supportarmi nelle prossime avventure. Ciao a tutti.